Siamo con Vittorio Costa, portiere della Spagna. Allora Vittorio, parlaci un po' di questa partita. Allora, questa partita devo dire che è stata abbastanza combattuta. L'altra squadra ha giocato molto bene, era molto coesa, giocava molto bene a passaggi. Devo dire che abbiamo avuto il giusto approccio. Non ci siamo persi d'animo, soprattutto durante il primo gol, che è stato abbastanza carambolesco. Devo dire che oltre comunque diversi errori tecnici che abbiamo commesso, qualche passaggio sbagliato, poca concretizzazione sotto porta, la squadra comunque ha reagito bene, ha avuto modo di arrivare sotto porta, di segnare a porta vuota, che a calcio a 5 per me è fondamentale. E insomma, secondo me, con l'apporto di due gol subiti, secondo me è stata una partita sia di attacco ma soprattutto di grande difesa. In particolare, che cosa ha fatto la differenza stasera? Secondo me la differenza l'ha fatta appunto la determinazione di non abbattersi dopo i primi gol subiti, perché è facile insomma andare sotto, abbattersi e quindi insomma non trovare il giusto spunto per la reazione. Quindi tempo dopo tempo, minuto dopo minuto, abbiamo avuto la forza di reagire e di portare il risultato a casa. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Per il futuro sicuramente dobbiamo aspettarci lo stesso atteggiamento, ma soprattutto dei buoni miglioramenti sotto il punto tecnico, perché come ho detto prima, se da un lato ci sono tanti pregi, ci sono anche diversi difetti e diverse insomma sbavature da migliorare. E allora grazie, in bocca al lupo. Grazie a lei e buona serata.